Alla vigilia della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e celebrata il 25 novembre con attività per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema, sono numerose le iniziative di discussione promosse sul territorio. Questo pomeriggio, nell'antisala dei Baroni del Maschio Angioino, un interessante dibattito sul reato di stalking, voluto dalla Presidente della Commissione Politiche Sociali del Comune, Maria Caniglia, è stata l'occasione per confrontarsi su un fenomeno che fa registrare dati sconcertanti e che dal 2009 in Italia è riconosciuto dalla legge come reato. Quando parliamo di violenza sulle donne è un tema molto ampio. Noi donne, tutte le donne credono di conoscerlo, ma poche di loro sanno che spesso può celarsi dietro alcuni comportamenti e soprattutto atteggiamenti che possono essere confusi con la gelosia, ma anche con un corteggiamento insistente, fino anche ad arrivare e a credere che si tratti di troppo amore. Ecco, è questo il messaggio che vorrei che arrivasse soprattutto alle donne più giovani, ed è per questo che insisto nel dire che bisogna andare ad informare e a sensibilizzare le ragazze e i ragazzi già nella fase dell'età scolare. L'incontro, che ha visto la presenza del questore di Napoli Antonio De Jesu e di Mara Carfagna tra le promotrici della legge sul reato di stalking, è stato arricchito dalla testimonianza delle esperienze dei centri antiviolenza attivi sul territorio e dal racconto di alcune donne vittime di violenza che hanno avuto il coraggio di denunciare. C'è da applicare le misure che il legislatore ha approntato con il massimo del rigore e il massimo della severità, perché il complesso meccanismo di contrasto alla violenza sulle donne si fonda su una serie di ingranaggi che devono funzionare alla perfezione. Il legislatore deve fare la sua parte e in questi anni indubbiamente ha fatto dei notevoli passi in avanti. Le forze dell'ordine fanno un lavoro straordinario e per questo vanno sempre ringraziate. Poi ci sono i centri antiviolenza, che rappresentano un presidio indispensabile per tutelare le donne vittime di violenza, e poi c'è la magistratura, a cui va ovviamente il nostro ringraziamento per il lavoro che svolge, ma non mi stancherò mai di dire che la magistratura ha il dovere di non sottovalutare questi casi, ha il dovere di non sottovalutare le denunce che vengono fatte dalle donne, di non considerare queste denunce come delle denunce di serie B, ma ha il dovere di applicare la normativa che è stata predisposta dal Parlamento con il massimo del rigore, con il massimo della severità, anche per quello che riguarda per esempio le misure cautelari.